cerca di un'ispirazione per il suo prossimo capolavoro? Il signore delle modifiche, Afzal Khan, è al Silverstone Classic, uno dei più grandi raduni di Porsche della storia. Che te ne pare di questa? È davvero fantastica. Avranno speso milioni di sterline per fare un'auto così. Guarda qui. Quando ero adolescente, sognavo di comprarmi una Porsche. Ed era in assoluto l'auto migliore. Eppure, non tutti i modelli di Porsche hanno l'approvazione di Khan. È brutta, vero? Afzal Khan ha posato gli occhi su una Porsche Panamera da 93.000 sterline. È forse l'unico modello di Porsche dall'aspetto un po' anonimo. Guarda bene quest'auto. Non credi che reclami qualcosa di diverso? Sì. A differenza dei suoi fratelli e delle sue sorelle più sportivi, la Panamera è il grande e voluminoso membro della famiglia Porsche, progettato pensando a comodità e praticità. Sì, ammetto che si guida bene, ma la linea non è il massimo. Quest'auto va modificata. La mia idea per la Panamera è darle il look classico della 911 con un tocco un po' più retro, ma comunque sempre di lusso. Ho fatto le mie ricerche e il mercato perfetto è l'Estremo Oriente. Quando Khan ha una grande idea, i primi che chiama sono Ralph e Ranen. Ciao Ralph, come va? Signor Khan. Oh, ok, continuo dopo. Solo una cosa veloce, mi è venuta un'idea. Siamo tutto orecchi. Avete presente la Porsche Panamera? Sì. L'idea è questa. Pensavo a qualcosa che richiami i tratti stilistici della prima 911. Per esempio, per l'Estremo Oriente. Li amano le supercar europee. Ma vogliono qualcosa di diverso. Il mercato? Cina. Si venderà molto bene da quelle parti. Ok, bene. Mettetevi subito al lavoro. Sì. Pensate a come procedere. Ci sentiamo fra un paio di giorni, chiaro? Sì, d'accordo. Arrivederci. È una grande occasione per loro. Se sono bravi, avremo un capolavoro. Allora, vuole una potentissima berlina di lusso per il mercato cinese. Non sarà facile. Ma sia ben chiaro, se sbagliano, li caccio via. Andiamo a fare qualche ricerca. Quello che so del mercato cinese è che stanno attentissimi alle emissioni e le auto di grossa cilindrata sono massacrate dalle tasse. La Panamera è già una berlina famosa nell'Estremo Oriente, ma il piano di Khan è farla apparire come una coupé sportiva e allo stesso tempo trasformare lo spazio interno in un ambiente di prima classe. A causa del traffico sulle strade cinesi, ci sono pesanti sovrattasse per i veicoli inquinanti. Per questo, i ragazzi dovranno pensare a qualcosa che abbia a cuore l'ambiente, prima che l'auto venga presentata a una delegazione cinese tra appena 3 settimane. Con questa idea in mente, i ragazzi devono comprare una Panamera. Se non ha più di 8.000 chilometri, va bene. E per farlo, vanno al reparto acquisti Khan. Ti sto mandando un'email. Proprio ora. Ok, sì, grazie, ciao. Hai un grande affare. Andate al sodo. Che vi serve? Dobbiamo realizzare un progetto su una Porsche. Ok, che modello? Panamera. Panamera. Ok. Turbo? Turbo S? Ibrida. Sì. No, cosa? Ibrida. Ibrida? Sì, sì. Una Porsche Panamera Hybrid. Con una Panamera ibrida V6 dovremmo soddisfare le esigenze ambientali del mercato locale. Il signor Khan lo sa? Sì, 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 tranquillo. Tutto a posto. Non diremo subito al signor Khan di questa idea, perché non siamo del tutto convinti che capirebbe l'utilità di un'auto ibrida. Vi credo sulla parola. Mi fido, quindi volete una Porsche Panamera Hybrid? Sono senza parole. Siamo malati di motori. Ed è strano che il signor Khan voglia un'auto ibrida. Ma se è quello che vuole, non mi intrometto. È mio dovere procurargliela. Nel 2011, la Panamera Hybrid è in assoluto la Porsche più ecologica e con i consumi più bassi, dopo decenni di supercar ad alte prestazioni, come la famosa 911. L'idea di Khan è darle quel popolare stile sportivo retro e aggiungere il lusso delle limousine, sfruttando gli interni spaziosi della Panamera. Ma se non mantiene bassi consumi, non potrà conquistare il mercato cinese. Porsche Panamera. Ha un aspetto un po' anonimo. Sì, è vero. Far somigliare una Panamera a una 911 non sarà facile. Avete visto che razza di spoiler ha?
Se la modifichiamo dietro, dobbiamo farlo anche davanti per bilanciare. Aggiungeremo parecchi dettagli sul retro e daremo all'auto molta più potenza, ma allo stesso tempo dobbiamo trovare un modo per contenere i consumi. Ci sarà una postazione per il computer e tutto quello che può servire. È come avere un ufficio privato in auto. Ci aspetta un duro lavoro. Mentre i ragazzi cercano soluzioni tecniche, Khan ha riunito il suo team di progettisti per iniziare a lavorare al nuovo look della Porsche. Guardate qui. A cosa pensava chi ha progettato quest'auto? È l'auto più anonima del pianeta. Non sembra neanche una Porsche. Ma questo è un bene per noi. Mi seguite? Noi rendiamo belle le auto brutte. Giusto? Sì. Se possiamo fare per lei, prendete ispirazione dai modelli precedenti. Potremmo mettere un alettone posteriore esterno. Tenete presente che ne ha già un elettrico, quindi deve adattarsi a quello che c'è. Ora passiamo alla parte laterale. Non ha curve, è del tutto piatta. Diamole un po' più di forma, così chi la guarderà da dietro o chi la guiderà la vedrà più massiccia, come ogni altra Porsche. Sì. Amo quest'auto, perché per me è come una tela bianca. Ma Khan non ha la minima idea che la sua tela bianca avrà un motore ibrido. Prende velocità senza nessun problema, ma è molto... Scialba? Sì, è così. Forse la giudichiamo male. No, è davvero anonima e i clienti di Khan vogliono qualcosa di speciale, perciò va ravvivata un po'. Oh! Oh, a quanto pare il signor Khan. Pronto? Ehi, ciao, Ranen. Salve, capo. Come procede? Avete qualche novità? Ralph sta guidando il nostro nuovo acquisto, o meglio, il suo. Ah, bene, quindi avete comprato un'auto? Sì, una Panamera, come ha chiesto lei. Che mi dite del chilometraggio? Segna 24.000 chilometri sul quadro. È una Panamera ibrida con motore da 3 litri. No, non ho capito. È un motore a benzina, vero? A benzina ed elettrico. È ibrido. Sì. Non parla più. Già. Nessuno dei miei clienti ha mai comprato auto ibride. Ma parliamo di un mercato nuovo. La Cina è diversa. E come fate a farla correre? Non è così lenta come crede, ma comunque abbiamo un piano per farla andare un po' più veloce. È assurdo, non posso crederci. Sono sicuro che una volta che avremo finito di lavorare a quest'auto, la adorerà. No, no, sentite, fatemi un favore. Riportatela indietro, non la voglio. Niente ibrida. Non esiste affatto. Mi ascolti bene? Noi sappiamo che è questa l'auto che le serve e abbiamo un piano per sistemarla. Non si preoccupi. Oh. Mi sa che non l'ho convinto. Questa è l'auto che gli serve, solo che ancora non l'ha capito. Non avrei mai pensato che avrebbero comprato un'ibrida. E invece lo hanno fatto. Adesso che ci faccio? A chi la vendo un'ibrida? Fortunatamente, i ragazzi hanno davvero un piano per trasformare questa ecologica Porsche in una supercar sportiva di lusso. Dobbiamo aumentare la potenza, quindi dobbiamo modificare la centralina. Per prima cosa lavoreremo sul cervello dell'auto. Riprogrammeremo l'unità di controllo del motore per renderla potente come una V8 benzina, ma sempre contenendo i consumi. Poi dobbiamo rinnovare il suo look e far sembrare che sfugga via come un'anguilla. Ottima descrizione. Fase 2, le daremo uno stile aerodinamico in modo da avere movimenti più fluidi. Trasformeremo il retro in una sorta di ufficio per renderla interessante agli occhi degli uomini d'affari. Il posto passeggero anteriore allora non serve, questa gente è l'autista. Hai ragione. Fase 3, monteremo un business center ultramoderno ma ecologico. Infine, vediamo se i consumi di carburante restano gli stessi o se riusciamo ad abbassarli ancora. Come ultima cosa, testeremo i consumi effettivi provandola su strada. Se facciamo tutto questo e lo facciamo bene, conquisteremo il mercato cinese. Ricorda le mie parole. Il grande piano di Ralph e Ranen consiste nel fondere il design sportivo di Khan con alte prestazioni e interni da business class, nel rispetto delle norme ambientali cinesi. Ora non resta che convincere il signor Khan che sanno quello che fanno. Esteticamente sarà anche bella, ma avrà sempre le prestazioni di un motore ibrido e non va bene. Non sono contento. Hanno sprecato i miei soldi. Il guru del design delle supercar, Afzal Khan, sta creando una Porsche di lusso in stile retro per il mercato cinese. Noi rendiamo belle le auto brutte. Ma la decisione di Ralph e Ranen di usare la tecnologia ibrida ha fatto irritare il loro mentore appassionato di motori. Hanno sprecato i miei soldi.
Per fortuna, il capo meccanico Ranen ha trovato un sistema per aggiustare le cose. Khan ha dato di matto quando ha scoperto che abbiamo comprato un'ibrida. La ritiene una noiosa auto ecologica, tipo furgoncino del lattaio. Ma si sbaglia e ho un piano per farlo innamorare della tecnologia elettrica. Gli farò fare un giro su una BMW i8, la prima supercar ibrida al mondo. Siamo già partiti? Ora partiamo. Ti piacerà, vedrà. Le assicuro che ha la capacità di terrorizzarla. Con la combinazione di 362 cavalli e 570 Nm di coppia, la i8 va da 0 a 100 km orari in soli 4,4 secondi e arriva a una velocità massima di 250 km orari. Ma come un treno! Khan non si aspettava tutto questo. Si è ammutolito. È come un giro sulle montagne russe. Tu guidi sempre così? Ma chi non ama le montagne russe? È assurdo. Ancora non sono convinto. Ora sta iniziando a ricredersi. Te lo dico, di certo non mi aiuti guidando così, chiaro? Io mi diverto. Signor Khan, lei ha detto a me e a Ralph di provare a fare breccia nel mercato cinese. E per noi è questa la soluzione. Una Panamera ibrida con un motore da 3 litri. La adoreranno. Avranno consumi bassi e motori poco inquinanti. Ci lasci finire. Sarà soddisfatto del risultato. Deve solo darci un po' di fiducia. Sì, ma facciamo un patto, ok? Sì? A una condizione. Tu non dovrai mai, e ripeto mai e poi mai, guidare quell'auto. Avevo ragione. Ha funzionato. Lo giuro che chiamerò la polizia. E prometto che la renderemo orgoglioso. La domanda è, come faranno Ralph e Ranen a trasformare la loro hybrid quattro porte in qualcosa che somiglia alla sportiva i8? La risposta è sull'autobahn tedesca, la rete autostradale più veloce del mondo. Rendimento e velocità sono due ingredienti vitali quando si guida su strade senza limiti di velocità. E non è una sorpresa che uno dei pochi preparatori di motori in grado di mettere le mani sulla Panamera Hybrid si trovi nell'Europa continentale. Buongiorno. Ciao, piacere, sono Ralph. Io sono PJ. Andremo ad operare sull'elettronica e quindi sul cervello dell'auto per avere più potenza. La fase 1 consiste nel riprogrammare l'unità di controllo elettronico o centralina. Questa regola ogni cosa, dall'aspirazione ai giri al minuto. Ecco qua. La ringrazio. Puntiamo ad aggiungere 50 cavalli e aumentare la potenza del 15%. Prima fase dell'operazione. Mettere il paziente sul letto d'ospedale. Giusto, ben detto. E direi che ci siamo. Prima, un test di base per capire effettivamente quanti cavalli ha al momento questa Panamera. Sono 308 cavalli. Meno dei 333 dichiarati. Operiamo allora. Perfetto. Questa è la parte più eccitante. Ranen sta estraendo la centralina, così possiamo iniziare a fare le nostre modifiche in base ai dati che abbiamo. Il cervello è fuori. Diventerà molto più veloce. Scopriamo questo microprocessore. Ed ecco che cosa troviamo alzando il coperchio. Questi piccoli puntini qui ci danno accesso alla parte più interna del cervello. Il primo passo dell'operazione è collegare la centralina a un computer per metterla in modalità di avvio. Questo sbloccherà la centralina. Siamo alla fase più delicata dell'operazione. Poi, delle sonde connesse ai circuiti permettono al computer di leggere e riscrivere il software interno dell'auto. Stiamo eseguendo quello che è considerato un processo non autorizzato. Togliere un codice e inserirne uno nuovo. La centralina non è stata progettata per subire modifiche. Se sbagliamo qualcosa, l'auto non funzionerà più. Richiudiamo il paziente. Sollevati per non aver rotto l'auto di Khan, Ralph e Ranen aspettano con ansia i risultati dei test fatti sulla centralina. Il re delle supercar, Afzal Khan, sta creando una Porsche sportiva di lusso per il mercato cinese. Dopo aver fatto arrabbiare il capo per aver scelto un'auto ibrida,
I ragazzi hanno riprogrammato il computer di bordo per aumentarne le prestazioni. Ma come si comporterà sulla famosa autostrada tedesca? Allora, ragazzi, ho i risultati finali. Come potete vedere, abbiamo raggiunto 364 cavalli. Non male, se pensi da dove partivamo. Erano 308. È incredibile. La potenza è aumentata quasi del 20%. È il massimo a cui puoi portarla? Sì, dobbiamo andarci cauti se è un'auto che Splendido. Si guida su strada. Ci resta solo una cosa da fare. Andare a provarla. Certo, e non vedo l'ora di guidarla. Oh, cavolo, guidi tu, è vero. Stavolta Khan dovrà ricredersi. Abbiamo aggiunto 60 cavalli, che di solito sono quelli che ha una piccola auto. È un aumento significativo. Che emozione! Sarebbe scortese non provarla su una strada che ci permette di correre. E poi è proprio dietro l'angolo che ci costa. Ci vediamo! I cavalli sono aumentati di molto al banco. Sì, è vero. Ma la prova... La prova... Come diciamo sempre noi... La prova del 9 è su strada e questa non ha limiti di velocità. E allora proviamola. Tieniti forte. Ah, però. 160. Corre, eh? 200. 250. Oh, fantastico. Cavolo, 270. E qualcosa inizia ad agitarsi parecchio. Ci siamo fatti un'idea. Oh. Sì. Ora però dobbiamo lavorare bene sull'aerodinamica. Il muso sembra troppo leggero e va ancorato a terra. È molto più veloce adesso. Nettamente più veloce. Dobbiamo bloccarla a terra. Ora non è più anonima. Tornata al quartier generale Khan, l'auto è al reparto verniciatura, dove è già iniziata la fase 2 del progetto. Khan vuole dare alla Porsche una linea sportiva retro, con alettoni posteriori e una carrozzeria allargata. Ed è compito di Ralph e Ranen assicurarsi che le sue idee non influiscano sull'efficienza aerodinamica dell'auto. Stanno cambiando giusto qualcosa. Salve! Signori, come va? Salve! Bene? Sì, benissimo. Wow, stento a riconoscerla. Che colore ha scelto? Vedo che ha passato il primer. Non capite niente di certe cose. Perché? Questa è vernice, è il colore che avrà. Davvero? Sì, certo. Ralph e Ranen non sanno niente di accostamenti di colori. Anzi, sono proprio gli ultimi che dovrebbero parlare. Basta vedere come sono vestiti. Siamo sinceri. Chi sono loro per dare dei consigli sui colori? Per quest'auto abbiamo pensato a forme più marcate. Guardate, questo pezzo, per dire, va qui. Segue la linea di base dell'auto. Sì. E marca di più questa curva. La mette bene in risalto? La carrozzeria composita è rigida e leggera e non influisce sulle prestazioni. Ma Khan ha pensato anche a qualcos'altro che preoccupa molto i due ingegneri. Ora non ce l'ho qui perché lo stanno ultimando. Ad ogni modo, sul retro ci sarà un grande alettone ispirato alla classica 911, la 911 Turbo. Quello che mi preoccupa è che ha parlato di un grande alettone sul retro. Non sono sicuro che funzioni. Questo cambia completamente la tenuta di strada. Con una cosa del genere cambia tutta l'aerodinamica sul retro. Ora che abbiamo aumentato i limiti di velocità di quest'auto, abbiamo notato che correndo il muso ha cominciato ad agitarsi un po' e se l'alettone spinge a terra la parte posteriore, il muso rischierà di alzarsi. È compito loro assicurarsi che funzioni dal punto di vista aerodinamico. La testerete? In un tunnel del vento. Non c'è tempo per questo, va prenotato 6 mesi prima. Ok, comunque ci pensate voi. Certo. Sì, ci pensiamo noi. Grazie, è finito. Ah, non sarà affatto una passeggiata. I ragazzi hanno 3 giorni per capire come testare il nuovo kit estetico, mentre il signor Khan mette a punto lo stile retro dell'auto. Ora che l'allestimento di Khan è completato, Ralph e Ranen temono che il nuovo spoiler sul tetto e l'alettone posteriore possano rallentare l'auto. Non avendo a disposizione un tunnel del vento, testeranno l'aerodinamicità del nuovo allestimento nel mondo reale. Ho messo su una cosa un po' precaria. Ah, ecco qua, che te ne pare? In
incaricati di creare una Porsche di lusso per il mercato cinese. Ralph e Ranen hanno aumentato le prestazioni della Panamera del 20%. Ecco qua. Sembra quasi un cannone. Più o meno. Ho fissato due fumogeni all'estremità e lo terrò così, seduto sulla Land Rover. E vedrò come il fumo scorre sulla Porsche. Perfetto. Parto da qui e man mano lo sposto. Ok. Lo porto qui, qui, qui e qui. Mi fermo qui per qualche secondo e vedo come il fumo scorre sul tetto e cosa fa l'alettone. Normalmente avremmo usato un tunnel del vento, ma non essendo possibile, Ralph ha pensato di usare dei fumogeni. Così quando il fumo passerà sopra la Panamera avremo un'idea più chiara di quello che succede. I ragazzi eseguiranno due test in tutto. Il primo, senza l'alettone di Khan, fornirà un dato di riferimento per il secondo test, dove verrà aggiunto l'alettone. Possiamo cominciare? Ok. Siamo in posizione. Sta accendendo i fumogeni. Ci siamo, fanno un sacco di fumo. È davvero impressionante quello che si può ricavare da un paio di fumogeni, qualche attrezzo e un po' di nastro adesivo. Si è rivelato molto utile. Penso proprio che il filmato sia venuto bene. Voglio sperare. Ok, ora però dobbiamo provare con lo spoiler. Bene, lo monto? Sì, sì. È ora di testare il flusso d'aria sull'alettone retro di Khan per vedere se aiuta o contrasta l'aerodinamica dell'auto. È piuttosto grande come alettone. Dai, vediamo che succede. In questo test, il nuovo alettone insieme allo spoiler sulla parte alta del lunotto posteriore stanno creando scompiglio. Ma certo, lo sapevo. È proprio come temevo. Vedete, si crea un'enorme turbolenza sul retro dell'auto. È un disastro. Il flusso d'aria va all'indietro e risale sul lunotto posteriore. E questo fa una grossa differenza sull'aerodinamica. Vedo l'ora di dire al signor Khan che il suo alettone è da buttare. Buongiorno. Ciao ragazzi. Salve. Grazie per essere venuti. Oggi abbiamo un compito delicato. Dobbiamo convincere il signor Khan a togliere parte del kit estetico dall'auto. E non sarà facile. Allora, abbiamo portato la Panamera su una pista di prova e abbiamo acceso dei fumogeni da davanti per capire come scorre il flusso d'aria sull'auto. Lo abbiamo fatto a velocità diverse per vedere qual era l'effetto. Sotto i 95 km orari tutto a posto, ma superati i 95... L'alettone inizia ad influire pesantemente sul flusso d'aria e più aumenta la velocità, peggiore è l'effetto. Il problema maggiore lo abbiamo avuto con lo spoiler sul tetto perché manda il flusso d'aria verso l'alto e così facendo si crea un vuoto che spinge l'auto all'indietro. Man mano si perde forza discendente. In pratica l'aria non preme più su questo grande alettone e a nostro parere è superfluo. Rende l'auto meno stabile ad alte velocità e aumenta i consumi. Quando dici che aumenta i consumi, di che cifre parli? Il 20%. Quindi ogni 100 sterline di benzina ne perdo 20. Se percorre lunghi tratti in autostrada, sì, è possibile. Ricordate che abbiamo modificato la centralina e corre molto di più. Arriva a 290 km orari e non possiamo rischiare che perda stabilità sul retro a quella velocità. Questo spoiler va tolto. Però si adatta allo stile dell'auto. Se devo scegliere tra un miglioramento estetico e un effetto negativo sulle prestazioni del veicolo, dico di togliere lo spoiler. Se proprio devo toglierne uno, preferisco quello sul tetto. Bene, direi che abbiamo una soluzione. Sì. Sono sbalordito. È la prima volta che ascolta tutto quello che abbiamo da dire. Lo devo ammettere. Adoro l'intero allestimento, è fantastico, ma... se non è funzionale, per noi non va bene. Il fatto che ci abbia dato ragione è un passo avanti.
Forse si fida di noi? Nel tentativo di trasformare una Porsche Panamera in un lussuoso ufficio su ruote a bassi consumi per il mercato cinese, Ralph e Ranen hanno aumentato le prestazioni dei cavalli dell'auto e creato uno stile aerodinamico. La fase 3 del progetto consiste nell'aggiungere un business center ecologico. In cerca di una fonte energetica efficiente per l'ufficio a bordo della Panamera, Ranen incontra Peter Bell, che con la sua creatività ha trovato una soluzione ecologica per alimentare il suo yacht. Ciao, Ranen. Ciao, piacere. Piacere, Peter. Mi interessano i pannelli solari che hai montato sulla tua barca. Pensavo di usarli su un'auto e vorrei saperne di più. Vieni a dare un'occhiata. Fino a qualche tempo fa i pannelli solari erano molto cari e non si usavano a meno che non fosse davvero necessario, come nel caso dei satelliti o delle sonde spaziali. Ma ora che sono più economici, sono accessibili a tutti. Ah, sono su tutto il ponte. Ho cercato di coprire l'intero ponte di prua, che ha una maggiore esposizione. Sono molto flessibili. Come vedi, si modellano sulla forma del ponte. Sì, mi piace che siano flessibili, perfetti per un'auto. Sì. Quanti watt producono? Con un'intera giornata di sole e un picco di 167 watt. È raro che scenda sotto il 90% dell'energia totale con tutto in funzione. Ok. I pannelli solari sono un'invenzione geniale. C'è così tanta energia solare che arriva sul nostro pianeta ogni giorno, non ne avete idea. Questi pannelli catturano i fotoni che, non appena entrano in contatto con il silicio, interagiscono con gli elettroni che esso contiene e insieme generano un flusso di corrente elettrica che esce da questi fili. Nel caso della nostra Panamera, per controllare il flusso basterà usare un invertitore. Questo apparecchio raccoglie la corrente continua che esce dai pannelli, trasforma il segnale in corrente alternata, come quella che abbiamo a casa, e poi potremo accendere il computer o qualsiasi altra cosa. Geniale! E per vedere in azione i pannelli solari dello yacht, Ranen li ha portati in mare. Ci sono tanti apparecchi elettronici rispetto a prima. Un miliardo di cose in più rispetto a una vecchia barca. Abbiamo radar, mappe digitali, GPS. È per questo che ho voluto mettere i pannelli solari. Ma i pannelli solari non fanno funzionare solo il ponte di coperta. Le 5 batterie, che ricevono oltre 160 watt, alimentano anche un'ampia serie di apparecchiature sotto coperta. Alimenta anche il pilota automatico, strumenti vari, riscaldamenti, il mio computer, tutte le luci della barca. Ok. Alimenta il frigo e questo display segna i consumi. Da quando siamo partiti abbiamo ancora il 98% di batteria. Mentre se non avessi avuto i pannelli ne avresti consumato molto di più. Molto di più. Già. Un sistema come questo, con batterie autonome e pannelli che le ricaricano, è proprio quello che ci serve. Di nuovo nello Yorkshire, la nuova Panamera viene portata da Brett Wadsworth alla Alpha Auto Concepts, pronta per essere corredata del suo business center ecologico. Ah, è questa, eh? Eccola qui, è proprio lei. Wow. La vernice è definitiva. Una gran bella auto. Brett monterà una moderna console con computer, monitor, tastiera e connessione internet al posto del sedile del passeggero anteriore. Una volta tolto questo, metteremo una struttura che segua fedelmente la forma dell'interno dell'auto. La adattiamo anche al tessuto, come se fosse parte integrante dell'auto? Sì, useremo lo stesso identico design che c'è qui. Così si intonerà perfettamente con l'ambiente. Ok, e la fissiamo sulle stesse guide del sedile? Sì, per questioni di sicurezza la fissiamo sulle stesse guide, come fosse un sedile. Ok, mi sembra perfetto. Diamoci da fare. Sì, via il sedile. Per contenere i consumi, non potremo accendere il motore per far funzionare il nostro ufficio. Ci servirà una fonte di energia indipendente. Questo qui è il pannello solare che andrà sul tetto. E come potete vedere, a differenza dei pannelli tradizionali, si flette abbastanza per adattarsi alla curvatura del tetto. Leggermente più avanti. Ok, così è perfetto. Quanta energia dovrebbe produrre? In teoria 140 watt. E qui nello Yorkshire? Beh, qui forse soltanto 3.
Bella, mi piace la struttura che sostituirà il sedile. Il monitor del computer si alzerà meccanicamente. Dammi una mano. Pensavo peggio. No, non pesa per niente. Piano. Giralo. Ok, ci siamo. Calza a pennello. E dove va la tastiera? La tastiera si apre da qui e poi scende verso di te. Quindi è qui? È a scomparsa. Fantastico. Mi piace l'idea. Sì. Colleghiamo il filo. Ok. Ora vediamo se funziona. Ancora niente e... Sì, funziona! Bene, missione compiuta. Sono su di giri per quello che abbiamo fatto. È qualcosa di rivoluzionario. Manca solo l'approvazione di Khan adesso. Ma non sarà facile averla. Fra sole 24 ore, l'auto sarà presentata a una delegazione di uomini d'affari cinesi. Ma prima dovrà passare il severo controllo qualità di Khan. In appena 3 settimane, l'auto è stata riadattata e trasformata. Riprogrammata la centralina, ora può raggiungere una velocità massima di 290 km orari. I ragazzi poi hanno aggiunto una lussuosa ed efficiente postazione business e lo stile aerodinamico retro le dà il look sportivo della classica Porsche 911. A condurre l'ispezione è il direttore operativo di Khan, Steve. L'avete testata? Sì, sul banco di prova e sappiamo che ha 364 cavalli. Ok, bene. Abbiamo montato una sorta di ufficio mobile e il tutto è alimentato in modo indipendente da questo pannello solare. Così mentre sei al computer non consumi la batteria. No, 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 non va bene così. Cosa? Domani è il grande giorno. Dobbiamo presentarla a importanti uomini d'affari e non può stare in questo stato. Guarda questi fili, sono brutti. Non c'è un minimo di cura. Non riesco a capire come possano pensare di presentarci un'auto in quelle condizioni. Nel complesso l'auto ha un aspetto magnifico, ma quella cosa lì è davvero imbarazzante. Io e Ranan guardiamo tutto da un punto di vista strettamente tecnico. Non badiamo molto alla forma, ai dettagli e alle finiture. O trovate una soluzione o il pannello sparisce, il che vorrebbe dire togliere anche l'ufficio mobile e ridurre l'offerta per la nostra potenziale clientela. No, no, non possiamo toglierlo, no. Lasci fare a me, ci penso io. Mi inventerò qualcosa. Se non l'avranno sistemata entro domani, dovremo annullare il lancio. Domani sarà una lunga giornata. Dobbiamo testare l'auto, registrare tutti i dati e analizzarli. E in più, dobbiamo sistemare il tetto, nascondendo i fili in qualche modo. Non so proprio come riusciremo a fare tutto. E devo ancora finire la mia presentazione. Gli ingegneri Ralph e Ranen hanno avuto 3 settimane per portare a termine il compito di trasformare una Porsche Panamera in una supercar ultra efficiente di lusso per il mercato cinese. Ma prima di presentare l'auto a una potenziale ed esigente clientela, dovranno eseguire un test per valutare il consumo del carburante. Questa è la pista di Millbrook, una delle migliori al mondo per testare le auto. Venderemo quest'auto ai cinesi in quanto macchina business ultra efficiente. C'è un'intera delegazione di importanti uomini d'affari cinesi che verrà a vedere la nostra auto e se non abbiamo dati concreti da presentargli, il progetto sarà un fiasco. Quando il direttore operativo di Khan ha ispezionato l'auto, ha contestato il lavoro approssimativo fatto sul pannello solare. Ora il team sta dando gli ultimi ritocchi per renderlo piacevole da guardare. Abbiamo messo una pellicola intorno al pannello solare e questo è l'ultimo pezzo in eccesso che dobbiamo togliere. Vedete, le celle sono a vista e il bordo è rifinito da questa striscia di pellicola, quindi ora ha un aspetto più curato. Tocco finale. Spostalo un po'. Va bene? Perfetto. Diamo un'occhiata. In effetti così è più ordinata. Molto più ordinata. Khan sarà soddisfatto. Ora che l'occhio critico di Khan non vedrà più quei brutti cavi, i ragazzi sono pronti a mettere alla prova i consumi dell'auto in un test su strada. Da questo test dipenderà il successo o il fallimento della presentazione di stasera.
Ora, per sapere quanto consuma di preciso la nostra auto, faremo il pieno di benzina. Come siamo messi? Ci siamo quasi. Piano, 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 ecco fatto. L'abbiamo riempita fino all'orlo. Ah, perfetto. Sì. Percorreremo una distanza nota e poi faremo di nuovo il pieno. E con i chilometri percorsi e i litri consumati, sapremo quanto fa al litro. Semplice. Ok, cominciamo. Faremo qualche giro veloce fra le varie curve, poi proveremo l'auto su un tratto alpino con un sacco di salite e discese per vedere l'effettivo consumo. E infine andremo su un tratto urbano con continue fermate e ripartenze a velocità più ridotte. Stiamo viaggiando a circa 115 km orari. Ho un'infinità di dati qui. Ok, questa qui è la classica guida su autostrada. Proprio così, tranne per il fatto che continuiamo a girare in tondo. Sì. E dovremo stare qui per un bel po' di tempo. Ebbene, sì. A girare e girare e girare. Guidare in autostrada è così noioso. Sì, sono d'accordo. Facciamo un gioco? Quale? È arrivato un bastimento carico di... Perché non proviamo la presentazione di stasera? Oh, buona idea. Signore e signori, sono lieto di presentarvi la Can Panamera Hybrid. Efficiente ed ecologica, ha un consumo medio di... Poi vedremo la cifra precisa. Quello che... Comunque, questo ufficio è comodissimo. Davvero? Sì, ho i gomiti poggiati su questi due braccioli e i polsi su questo piano mobile. Poi, i ragazzi si dirigono sui tratti alpini e urbani di Millbrook. Eccoci arrivati. Con pendenze fino al 26%, di solito queste colline fanno consumare molto. Ma i dati raccolti dai ragazzi impressioneranno la clientela cinese al lancio di stasera? Bene, ora arriva la parte interessante. Ok, la benzina è arrivata fino all'orlo. 22,8 litri. 22,8 litri. E ora, il momento della verità. Allora, che dicono i numeri? Dopo tutti i nostri test, il vero, effettivo consumo di carburante nel mondo reale è di... 'Ralph e Ranen sono stati incaricati di creare una supercar lussuosa ed ecologica per il mercato cinese. Hanno riprogrammato la centralina, hanno migliorato l'aerodinamica con uno stile retro, aggiunto un ufficio alimentato ad energia solare ed eseguito un test sui consumi. Ma basterà a soddisfare la delegazione di uomini d'affari cinesi e soprattutto il signor Khan? Oggi è una giornata importante. Abbiamo passato settimane a preparare quest'auto. Signore e signori, buonasera e grazie per essere venuti. Ralph e Ranen devono essere pronti, scattanti e fare un'ottima presentazione. Ripeta dopo di me. Nü. Nü. Shi. Shi. Men. Men. Nü shi men. Nü shi men. Se oggi non andrà bene, il progetto si rivelerà una grande perdita di denaro. E i ragazzi non avranno più un lavoro. Bene, siamo carichi. Andiamo. Ralph e Ranen forse pensano di essersi preparati al meglio, ma Khan è preoccupato ora che ha finalmente visto l'auto. Ragazzi, posso dirvi due parole al volo? Certo. Che avete usato qui? Roba adesiva. Sigillante. Guardate in che stato è. E questo? In quale topaia l'avete preso? Pronto? Sono davvero deluso. Sì, nel complesso l'auto è venuta bene, ma se ti avvicini al tetto, si vede che è fatto male. Fra poco arriveranno delle persone importanti. Mm. La serata è importante. Mm-hmm. Già. Abbiamo speso tanto tempo e denaro. Sì. Perciò niente risate e niente battute. E anche quella sull'anatra. Non credo che rideranno alle vostre battute. Al signor Khan non piace per niente la rifinitura sul pannello solare, anzi, la odia proprio. Adesso dobbiamo dare il meglio di noi e fare una presentazione coi fiocchi. Tutto dipende da questo. Niente panico. La tanto attesa delegazione cinese è arrivata in perfetto orario. Ma per Ralph e Ranen, che hanno il dovere di vendere questo progetto, è arrivato il momento della verità. Ok, iniziamo. Sì, quando vuoi. La chiave di tutto qui è la presentazione. Questa è la prima volta che ci avviciniamo a questo mercato, quindi dovremo essere impeccabili e fare centro al primo colpo. Vengono dallo stesso settore, sono degli esperti in materia.
Speriamo di poterli impressionare. Ok, ci siamo. Pronto? La Cina sta contrastando le sue emissioni di gas con una serie di misure governative che incentivano l'uso di mezzi elettrici. A tale proposito, saremo lieti di introdurre un veicolo sul mercato che, senza rinunciare al lusso né alle prestazioni, usa una nuova energia. Vi presentiamo... Se fa male, avremo un bel problema. La Can Panamera Hybrid. Essendo un'ibrida, è esente dalle tasse di acquisto del 10% applicate in Cina. Quest'auto è più attenta all'ambiente, ma anche al vostro portafogli. Con una rielaborazione del motore abbiamo aggiunto altri 60 cavalli, senza però gravare sui consumi. Dopo un attento collaudo su strada, i risultati mostrano che il sistema di alimentazione della Can Panamera Hybrid ha un consumo medio del 20% inferiore rispetto alla versione V8, ma con le stesse prestazioni. Non arriverete mai più in ritardo a un meeting di lavoro. Finora sembra stia andando bene. Il tetto... Sì? È fatto con un pannello solare. Questo sistema permette di alimentare l'ufficio mobile in modo indipendente per ore ed ore, senza dover mettere in moto l'auto. Se per caso volessi ordinarne 10, in quanto tempo potreste consegnarle? In sole 6 settimane. 6 settimane? Certo. Tutte e 10? La reazione finora sembra molto positiva. L'auto li ha affascinati. Direi che Can ha puntato su un cavallo vincente. Come vi sono sembrati i nostri Ralph e Ranen? Hanno fatto una buona presentazione? Sì, certamente. Devo dire che li ho trovati molto preparati. La giornata, anche se impegnativa, è stata un successo. E tutto grazie a un progetto vincente. Decisamente vero. Mi scuso per come sono vestiti. Sono ingegneri, non capiscono niente di moda. Ralph e Ranen, ben fatto. L'ibrido è stata un'ottima scelta. Sono molto soddisfatto di questa giornata. Sono felice per la Can Design. Questo è un mercato enorme e noi lo conquisteremo.